Allora, noi siamo studenti del Ci vediamo. Serale Ciao, e sono... Che ore sono, ragazzi? Precisamente? 45, quasi. Sono le 20:42 e siamo appena usciti dall'istituto. Noi ci siamo iscritti al istituto Serale. E da quest'anno abbiamo appreso la notizia che hanno cambiato la sede e non c'è possibilità di ritornare indietro. Abbiamo chiesto al nostro preside di aiutarci perché guardate in che condizioni siamo. Adesso siamo in tre, ma può capitare che sia da sola, d'accordo? Noi, ma come anche i professori. Questa è tutta la strada, è tutto il percorso che noi facciamo. Noi chiediamo soltanto di poter ritornare al nostro istituto di partenza. Dove ci sentiamo più in sicurezza e più... Ecco, qui non c'è un bar tutto chiuso, ovviamente non c'è un bar, non c'è una caffetteria, non c'è niente di niente. Ecco, questo è tutto il percorso che noi facciamo sia per venire che per tornare. E non c'è niente. Ripeto, adesso siamo in tre, ma posso essere da sola. I professori, le professoresse possono essere da sole. Chi ci tutela? Nessuno. Il nostro appello è questo, fateci tornare al Diaz, perché lì ci sono più centri commerciali, ci sono più negozi commerciali, abbiamo più punti di riferimento. Ma qui chi ci tutela? Nessuno. Siamo da soli, tutto chiuso, nonostante il periodo, perché comunque siamo in un periodo che i negozi chiudono ancora prima. Questo è. Chiediamo a qualcuno che possa fare qualcosa per noi, perché abbiamo mandato già email, abbiamo fatto lettere, abbiamo chiesto aiuto, ma nessuno ci ha ascoltato. Abbiamo avuto un incontro oggi con il preside che ci ha detto che il Diaz non può riaprire perché non c'è personale. In questo periodo in cui il lavoro scarseggia, abbiamo anche il coraggio di dire che non c'è personale. A me sembra assurdo. Quindi, se qualcuno può aiutarci, noi siamo qui e dobbiamo sempre venire ogni sera perché dobbiamo per forza frequentare. Siamo al quarto anno, non vogliamo perdere l'anno perché nessuno ci tutela. Questo è il nostro, tra virgolette, grido di aiuto. Come potete vedere, adesso si comincia a vedere un po' di gente, un negozio aperto, ma fino ad ora niente di niente.